Care amiche, bentornate da Maddalena. Ho una curiosità da soddisfare, comunque una cosa che devo chiarirmi. Ho notato che sempre più spesso su Facebook i maschi nel loro profilo non scrivono l'anno di nascita, omettono. Io sono rimasta un po' colpita perché pensavo fosse una cosa tutta femminile, una vanità, un vezzo tipicamente femminile, quello di non dire gli anni. No, perché così è sempre stato così. Invece ho notato che i signori uomini sono vanitoselli anche loro e molti non mettono l'età. E quindi tu non riesci bene a capire quanti anni hanno, se ne hanno 18, magari, o non lo so, 65, un po' troppo. E poi magari mettono delle fotografie di quando erano ragazzi e non lo so, magari di 30 anni fa, no? Lo si capisce anche da certi colori un po' tipo Ferrania Color oppure Kodak con una dominante rossiccia, perché mi sembra che la Kodak aveva una dominante rossiccia, mentre la Ferrania aveva una dominante bluastra verdastra, si parla degli anni 60. E quindi loro mettono queste foto piene di capelli, col fisico asciutto, i muscoli, la pelle tesa, no? Cioè, e tu dici, ah però, che bel pezzettino di fighetto che c'è qua. Niente da fare, non ce l'hanno, la foto è vecchia e magari questi si ritrovano con la panza senza stempiati, insomma, che non c'è niente di male ad avere la pancetta e a non avere più capelli in testa. Voglio dire, io ho la cellulite, per esempio, non ho seno, non so, cioè, nessuno è perfetto, va benissimo così, signori uomini, non fate così, cerchiamo di piacerci così come siamo, così come siamo. Anzi, adesso questo push-up me lo vado a togliere, tanto che cambia, questo è un reggiseno push-up, figurati senza che cosa deve essere, disastro. Non preoccupatevi, dichiaratevi, uomini, dichiaratevi. Arrivederci e grazie da Maddalena e spero di aver contribuito un pezzettino alla felicità dei maschi e di conseguenza anche delle femmine. Arrivederci.